Sì, grazie Presidente. Anticipo il voto di astensione del gruppo Capitolino del Movimento 5 Stelle, per una ragione precisa, insomma, non perché vogliamo, diciamo così, non prendere posizione. La mozione del consigliere Figliomeni è anche condivisibile in molti degli aspetti, ma si tratta di azioni che già abbiamo messo in campo. E azioni che tra l'altro abbiamo già messo in campo attraverso l'organo che il Consiglio, tutti i consiglieri hanno a disposizione per svolgere la funzione di indirizzo e controllo, che è proprio quello della Commissione, in questo caso mobilità. Io non è nel mio stile rivendicare il lavoro fatto o elencare presunti successi, però devo dire che dal 20 marzo la Commissione Capitolina Mobilità, ovviamente in maniera trasversale e orizzontale, quindi tanto i membri di maggioranza quanto quelli di opposizione, hanno seguito e partecipato ai lavori dove si è affrontata giorno per giorno questa emergenza con le diverse categorie. Ovviamente il tema del trasporto pubblico ha avuto un rilievo fondamentale, un rilievo importante. Più volte abbiamo udito Roma Servizi per la Mobilità, che ricordiamoci è la nostra azienda partecipata che svolge le funzioni di pianificazione e controllo del servizio. Più volte è stata udita e ascoltata anche la stessa ATAC, che ci ha fornito diversi dati e diversi spunti circa l'operatività in piena emergenza e quella nella fase 2. Ovviamente è stato sempre presente l'assessore Calabrese, che tra l'altro ringrazio. Quindi, insomma, la commissione ha lavorato e c'è stato un dibattito aperto, senza nessun segreto, senza voler nascondere tra l'altro nulla, né punti di forza né punti di debolezza. Quindi, onestamente, tra l'altro faccio fatica anche onestamente a comprendere parte almeno dei contenuti degli interventi che mi hanno preceduto. È chiaro poi, come ho sempre detto e non l'ho mai nascosto, né io né gli altri rappresentanti di chi ha l'onore e l'onere di governare questa città, che è chiaro che nei primi giorni qualche difficoltà ci sarebbe stata, ma anche qui la commissione è stata un'occasione preziosa per intervenire tempestivamente. Cito giusto ad esempio, tra le centinaia di messaggi che mi erano arrivati, ma non solo a me, circa alcune linee, per esempio, che avevano, sulle quali si era riscontrato un affollamento particolarmente eccessivo, soprattutto nelle prime ore del mattino. Subito ATAC si è attivata insieme a Roma Servizi per la Mobilità per intensificare il servizio su quelle linee e in quelle fasce orarie, ovviamente all'interno dei vincoli dell'ordinanza regionale. E quindi ecco, è stato fatto un lavoro, devo dire, importante, per carità, criticabile o meno, ma un lavoro è stato fatto. Quindi, in sostanza, questo è il motivo per cui ci andiamo ad astenere su questo atto, perché fa delle osservazioni che in realtà sono già state trattate, alle quali è già stata data ampia risposta. Grazie, Presidente.